Nuovo collegamento per linea diretta, andiamo in seconda categoria girone C, siamo in compagnia di Gianluca Rondoni, allenatore del Cornigliano. Ciao mister. Ciao a tutti voi, buongiorno, ciao. Allora mister, ieri nella partita contro l'Atletico Genova è arrivato un buon punto perché alla fine avete anche quasi rischiato di perderla, avete iniziato piuttosto bene questo girone di ritorno, 4 punti in due partite. Sì, abbiamo iniziato bene, è un campionato molto difficile questo perché è molto equilibrato e non ci sono risultati scontati a priori e abbiamo cercato di fare una prestazione importante contro una delle squadre più forti del campionato, perlomeno la classifica dice questo e ci siamo anche abbastanza riusciti, però purtroppo non contano in questo sport quante occasioni crei e che tipo di volume di gioco sviluppi, ma è necessario essere concreti e purtroppo non lo siamo stati adeguatamente, abbiamo rischiato di perdere una partita che forse meritavamo assolutamente di pareggiare e comunque di non perdere. Questo credo che fosse palese, ecco. In questo girone di ritorno che è appena iniziato, che miglioramenti ti aspetti rispetto al girone d'andata? E beh, mi aspetto, spero che la squadra possa crescere da ogni punto di vista, quindi sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista tattico, ma nello specifico per fare un discorso molto più pragmatico, spero che possiamo crescere soprattutto nella concretizzazione delle azioni create. Quindi ieri diciamo che non siamo ancora migliorati da questo punto di vista, perché Senti, comunque abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato abbastanza. prossimo turno giocherete contro Ravecca, l'ultima in classifica che però nel girone d'andata vi ha fermato sul pareggio. Assolutamente, anzi è stata una squadra che mi aveva dato all'andata un'ottima impressione. Con noi fu una partita difficile e se devo essere sincero abbiamo sofferto molto, soprattutto nella seconda fase della partita all'andata e finì 1-1, segnarono quasi alla fine, ma di fatto abbiamo rischiato tantissimo, quindi è una partita molto difficile perché Ravecca è ben allenato, ha delle buone individualità in alcuni ruoli, come ad esempio in avanti, e quindi non è una partita semplice, è una partita molto ostica perché non deve assolutamente, diciamo, capitare nella mente dei nostri giocatori, dei miei giocatori, l'idea che possa essere una partita di spessore tecnico inferiore a quella con l'Atletico Genova, per una partita con molte più insidie e quindi bisogna affrontarla con tanta, tanta umiltà e applicazione, perché altrimenti può diventare una partita molto pericolosa. Come ultima cosa ti chiedo, la Parizzone si trova attualmente in testa al campionato, secondo te riuscirà a arrivare prima anche sino all'ultima partita? Ti chiedo scusa, non ho capito bene la domanda, La perdonami. Parizzone attualmente prima in campionato, secondo te riuscirà a arrivare prima sino in fondo? Guarda, l'apparizione se è lì vuol dire che ha i valori per esserci, perché comunque se dopo 15 partite ti trovi a 35 punti, a 5 punti da squadre che hanno, diciamo, strutturato delle formazioni tali da dover vincere il campionato, sei lì, sicuramente i valori li hai. Noi con l'apparizione stavamo vincendo la partita e poi ci siamo fatti recuperare. È una squadra che ha dei buoni giocatori, è un gruppo molto unito, è l'impressione che mi ha dato quando li ho affrontati. Quindi, secondo me, se hanno fatto così bene, possono continuare a farlo e glielo auguro in qualche modo di poterlo fare, almeno ancora per qualche partita e non contro il Cornigliano. Dai, mettiamola così. Va benissimo, mister. Allora ti ringrazio, buona fortuna per il campionato, ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, grazie a voi per il vostro lavoro che fate per noi dilettanti, grazie mille. Grazie mille, mister.